Un profumo ricco, un profumo estremamente complesso, ricco di note olfattive, oltre 50 dichiarate dalla casa produttrice, ma probabilmente sarebbero molte altre. Oggi andiamo a parlare, ragazzi, di un profumo veramente molto particolare e molto costoso anche perché rappresenta appunto l'essenza, lo spirito, il dinamismo del mondo arabo. Quindi andiamo a parlare di Turat di Spirit of Dubai. A tutti ragazzi e benvenuto se sei qui la prima volta. Sono sempre Kevin e questo è il canale Just Parfum, dove parliamo essenzialmente di profumi e di tutto il loro mondo relativo. Oggi andiamo a parlare di una fragranza molto interessante che sempre grazie ad un mio carissimo amico che mi sta aiutando anche cedendomi qualche profumo per qualche giorno in maniera tale da provarlo e da potermene parlare, mi sta dando una grande mano. E questo è il terzo video che faccio riguardo gli Spirit of Dubai. Vi ho parlato già di Bahar, che vi lascio sempre in descrizione il link per andarvelo a vedere o qui in sovrimpressione, e vi ho parlato anche di Meidan. Bahar è un profumo, come vi ho detto, diciamo molto molto fresco, mentre Meidan è il contrario, un profumo cuoiato, scuro, molto profondo ed estremamente durevole, quasi 2 giorni sulla pelle. E qui stiamo parlando sempre di un'altra grande bomba olfattiva, ovvero Turat. È una fragranza, ragazzi, che mi ha colpito in maniera positiva perché comunque è ricca di note olfattive che anche a me piacciono e quindi mi fa piacere oggi parlarvene. Partiamo subito con il farvi vedere appunto la classica confezione che ormai siamo abituati a vedere, molto lussuosa, molto caratteristica, a cui ci hanno abituato quelli di Spirit of Dubai. Allora, innanzitutto vediamo la confezione, naturalmente c'è scritto il Dubai, Turat e l'Eau de Parfum. La confezione è molto molto interessante, molto carina anche da esibire nella nostra collezione. Qui c'è la sede del profumo che per comodità non l'ho messo qui dentro. E qui abbiamo la caratteristica boccetta con questa specie di cover che contiene la appunto boccetta. Ed eccola qui, ragazzi. È una boccetta classica di Spirit of Dubai col tappo in oro e questa, diciamo, questa cornice, questa etichetta dorata che va a rappresentare un po' vari aspetti della vita degli arabi, del mondo arabo. Ci troviamo i cammelli, ci troviamo le carovane, il deserto, le navi arabe. Insomma, è una bella caratteristica di questa fragranza. Il tappo è dorato, c'è sempre sopra il logo dello Spirit of Dubai e all'interno abbiamo ben 50 ml di fragranza in concentrazione Eau de Parfum per 255 euro. Allora, questo profumo, come già vi ho detto agli inizi del video, è molto molto ricco di note olfattive, estremamente variegato ed è molto bello, interessantissimo. Allora, c'è da dire una cosa, questa fragranza ha 50-60 note all'interno, quindi io ve le andrò comunque a elencare per correttezza e per completezza, scusate, perché è giusto così. Allora, diciamo una cosa, è una fragranza che riesce ad essere allo stesso tempo fruttata, ma con degli accordi anche legnosi, con degli accordi fumosi, con degli accordi dolci, quindi estremamente complessa, molto durevole sulla pelle perché qui abbiamo una fragranza che dura veramente anche 24 ore sulla pelle, ve lo posso assolutamente confermare, quindi la durata è veramente estremamente durevole. Ed inoltre la proiezione, la cosiddetta scia, è veramente
stupenda. È un profumo, ragazzi, che risalta tutto il lusso del mondo arabo di Dubai. E andiamo a vedere le note. Allora, questo profumo, dopo me lo vado a spruzzare, almeno vi dico un po' le mie impressioni. Ha come accordi principali un accordo fruttato, legnoso, ambrato, speziato dolce e talcato, fumoso, balsamico, muschiato e animalico. Qui così riporta la piramide su Fragrantica. In apertura abbiamo una varietà di note olfattive estremamente, estremamente ricca. Abbiamo la rosa di Damasco, la mela, i frutti essiccati, la fragola, il caffè, l'ananas, il cardamomo, il cumino, la pesca, le note speziate, il cocco, il ribes nero, la frutta candita, la cannella, il pepe, il pepe rosa, il bergamotto, l'arancia dolce. E queste sono solamente le note di testa. Poi abbiamo tra le note centrali sempre un accordo di rosa, di oud, sandalo, legno di cedro, amiris, zafferano, il gelsomino, il coriandolo, il mughetto, l'iris, la violetta, l'olio di cipriol. E queste sono le note di cuore. Poi abbiamo le note di base, e qui andiamo su una base un po' più scura grazie al fumo, grazie all'incenso, ma anche su una base dolce come la vaniglia, il muschio bianco, l'ambra grigia, il cuoio, il labdano, il legno di guaiaco, il sandalo, l'ambra, il balsamo del Perù, lo zibetto, il patchouli, il balsamo del Tolù, il vetiver, il muschio vegetale ed il muschio di quercia. Come già vi ho detto agli inizi, è difficile parlare di note olfattive e di accordi in un profumo così estremamente elaborato e così estremamente complesso. Comunque sia, anche grazie alla piramide olfattiva ci rendiamo conto che questa fragranza è sicuramente un profumo dolce fruttato che ha uno sfondo abbastanza scuro, fumoso, ma un fumoso dolce, cioè è estremamente ricco, estremamente variegato. Comunque, spruzzandolo sulla pelle, mi sono accorto che ha un'apertura molto molto particolare, molto caratteristica, molto curiosa anche, perché avvertiamo le note di fondo quasi in apertura, non so per quale motivo, perché io ci sento immediatamente il fumo, la nota di incenso, le note fumose, le note scure cuoiate, per poi far uscire a lungo andare, durante l'estrema evoluzione ed il dry down di questa fragranza, un sentore che mi ricorda il tipico profumo dei profumi arabi, appunto, quindi un sentore tra virgolette arabeggiante. E poi molto variegato di frutta secca, di frutta esotica, di dolcezza estrema, ma senza cadere nello stucchevole. La nota marcata del fumo la si avverte soprattutto in apertura, nonostante sia stata dichiarata come nota di fondo. Questa è stata una nota su cui ho studiato un pochino, nel senso spruzzandomelo su pelle, perché mi domandavo quale fosse questa nota molto, tra virgolette, aggressiva che si fa strada sin dagli inizi di questo profumo, da quando si spruzza le prime volte sulla pelle, per poi diventare però leggermente più amalgamata, leggermente più arrotondata, grazie all'enorme mole di note olfattive che gli vanno a dare una via più dolce, più fruttata, speziata anche. Distinguere le note olfattive di questo profumo è estremamente difficile, come già vi ho detto, però dopo poco il fumo, appunto, come già vi ho detto, viene smorzato da questo sentore vanigliato, da questo sentore leggermente fiorito e fruttato. In effetti, tra le note che io sono riuscito, tra virgolette, a snocciolare da questo profumo, senza andare troppo a vedere la grandissima piramide olfattiva, sono appunto le note fruttate che sicuramente sono ben presenti, e tra queste i frutti essiccati, cioè abbiamo questo sentore di frutta calda, di frutta molto molto dolce, cremosa, accompagnata anche da un leggero sentore di agrume, ma veramente leggerissimo. Quindi diciamo che questo profumo ha svariati accordi e si possono, tra virgolette, riassumere in un accordo fruttato, in un accordo leggermente agrumato grazie all'ananas, al bergamotto, all'arancia, e ad un accordo speziato grazie appunto alla cannella, al cumino, al cardamomo, alle note speziate. Ad un leggero sentore floreale, perché abbiamo in
Comunque tra le note centrali abbiamo l'iris, la violetta, la rosa, il gelsomino, il mughetto. La nota di fumo, di incenso, di cuoio, di labdano, di balsamo del Tolù, del balsamo del Perù, dello zibetto, secondo me vengono subito fuori agli inizi di questo profumo, dando veramente uno schiaffo al naso. E non è un profumo di quelli da indossare con leggerezza, perché è una fragranza molto complessa e non è una nota negativa. E attenzione, perché questo profumo mi ha sicuramente colpito in positivo. È un buon profumo, un profumo in cui sicuramente la qualità degli ingredienti, la varietà degli ingredienti si fa sentire, però non è un profumo da acquistare a cuor leggero perché, diciamo, la sua complessità potrebbe un po' spaventare, tra virgolette, se si è soprattutto agli inizi della propria passione. Comunque sia, il sentore arabeggiante, il sentore fruttato orientale arabeggiante fa sì che questa fragranza sia molto molto interessante da un punto di vista anche di scia, perché le persone magari che si vanno ad avvicinare a voi e sentono questa fragranza sicuramente rimarranno colpite da questo profumo. Però non è uno di quei profumi da indossare per, diciamo, per tutte le occasioni, è più un profumo da serata, da evento importante, da quando ci si vuole, per quando ci si vuole sentire molto importanti. La fascia di età su cui andrei a puntare per indossare questa fragranza è sicuramente una fascia di età un po' più matura, quindi oltre i 25 anni, secondo me, secondo il mio modesto avviso. Non è un profumo, secondo me, adatto ad un adolescente, però naturalmente poi ognuno indossa quel che meglio crede. Comunque sia, il profumo dopo una botta fumosa, incensata, legnosa iniziale, come già vi ho detto, su pelle comincia ad evolvere verso un sentore molto esotico, molto arabeggiante e fruttato, appunto. Veramente, ragazzi, un profumo degno di nota. Naturalmente, parlando del prezzo effettivo di questa fragranza, sono 255 € per un 50 ml, quindi molti potrebbero essere un pochino restii all'acquisto, perché comunque sono 50 ml, sono 250 €, però vi posso dire che ovviamente di provarlo bene, perché comunque costa tanto e questo è accertato, ma di provarlo bene, provatelo bene come tutte le fragranze. Non fatevi subito invogliare dall'acquisto da parte di una recensione positiva, da parte di venditori che vi dicono guarda è buonissimo, è fantastico, perché sicuramente hanno ragione nel dirvi che è un buon profumo, però sono sempre 250 €. Da pensarci bene, è anche vero che non servono tanti spruzzi di questo profumo per portarvelo appresso tutto il giorno. Io penso che già 2-3 spruzzate state a posto. È un profumo molto molto elegante, molto molto durevole, eccellente, raffinato, variegato, complesso. Però ha un bel profumo, ragazzi, devo dire, su pelle, sulla mia pelle evolve in maniera molto bella, passando da un fumoso ad un fruttato. E piace alle persone? Sì, piace molto alle persone, quindi se volete un profumo comunque abbastanza piacione, questo sicuramente è lui, però vi deve piacere soprattutto a voi, mi raccomando. La fragranza è estremamente durevole, ve l'ho detto, dura oltre un giorno sulla pelle. Io me l'ero spruzzato per provarlo e il giorno dopo ancora si sentiva bene, ancora lo sentivo sul braccio e senza neanche dover avvicinare troppo la mano, il braccio, scusate. Spero di esservi stato utile con questo video, spero di avervi incuriosito un pochino con questo marchio. Fatemi sapere se conoscete questo profumo e cosa ne pensate. Soprattutto lasciate un bel like, un commento ed iscrivetevi se ancora non l'avete già fatto. Ciao a tutti!